Perché se durante il dibattito al Senato, come è stato dichiarato, è emerso l'emendamento pro Total, e non ditemi che la Boschi non sapeva chi era il compagno L'aveva della detto Guidi, per Renzi, favore, non l'avrà Renzi ha saputo detto l'opinione Atala, pubblica che è uscita sui capito? giornali, ma L'aveva ditemi detto che un Atala, ministro, certo. collega della Guidi, non sapeva nulla e scendeva No, dalle no, nuvole. voglio dire, È no, emerso, poteva tranquillamente non sapere che scusi, e lavorasse pare di alla no, TOTAL. capito? Pare anche che si fa il decreto salva banche, guarda caso per quattro banche, guarda caso per Banca Adriatura, guarda caso dove c'è il padre ministro Boschi, e nessuno sapesse niente, non è una cosa a loro favore. Ricordo al collega Fiano che anche il compagno della Guidi è indagato, esattamente come il padre della Boschi. Detto questo, non è che per uno vale una regola per uno l'altra. Cioè, Ma e poi scusa, dire che il Massimiliano, ma governo il non ha decreto fatto nulla per salvabanca ha salvare il salvato padre il padre della della Boschi? Boschi, insomma, è stato votato da un No, consiglio ma dei ministri un rispondi alla domanda salvabanche dove c'erano i semplice, parametri giusti, Massimiliano. guarda Dai, caso per uno per l'emendamento volta, Banca Adriatura. Ma che caso? Ma che casualità? Possiamo usare un po' di trasparenza? Grazie. Allora. Secondo, ripeto, quanto è stato detto dalla senatrice, chiudo, è Sì. gravissimo perché è emerso nel dibattito parlamentare. È emerso nel dibattito parlamentare, la Boschi era presente, la Boschi ha messo la fiducia, la Boschi evidentemente ha messo l'avallo su quell'emendamento perché lo dice la stessa Guidi. Allora non possiamo far finta che ci sia soltanto un colpevole e tutti gli altri siano degli anellini fregati da questa cattiva e grande macchinatrice Guidi. Dai, non prendiamoci in giro, perché altrimenti la gente è chiaro che non ci crede più, perché diventa veramente una cosa ridicola.